Ciao, sono Marco Moratti, cuoco del ristorante Piccolo Vigneto e oggi volevo presentarvi un filetto di lucioperca del nostro lago e lo accompagno con delle olive che vengono fatte essiccare in forno e sono olive che arrivano direttamente dall'albero che abbiamo nel nostro giardino. Iniziamo con il finocchio. Ci servirà avere una parte per fare la nostra crema con le patate, mentre un'altra parte da fare stufare. Passiamo alla patata, che ci servirà per fare la nostra crema di patate e finocchi. Non ha importanza il taglio in questo caso perché bisogna poi fare una crema. Terzo ingrediente che ci serve per la nostra crema è la cipolla, che andremo a tritare. Passiamo alla fase successiva, quindi creiamo la nostra crema di patate e finocchi. Filo d'olio d'oliva, la cipolla. Ora aggiungiamo la nostra patata, una parte del finocchio che avevamo tagliato. Ora bagniamo con un pochettino di sambuca, aggiungiamo dei semi di aneto, prendiamo del fondo di pesce che abbiamo fatto con lucioperca, prendiamo il resto dei finocchi, bagniamo con un pochettino di brodo di verdura e facciamo andare dolcemente per 5-6 minuti. Passati 15 minuti andremo a frullare la crema. Ora passiamo al nostro filetto di lucioperca, ci servono 4 bei cubetti così, qua un pochettino d'olio d'oliva. Ora padella bella calda, andiamo a mettere i nostri filetti. Una volta rosolato andiamo a prendere i nostri filetti e andiamo a metterli nel forno a 180 gradi per circa 5 minuti. Ora passiamo alla fase dell'impiattamento, quindi prendiamo la nostra crema, i nostri finocchi stufati, andiamo nostro luccio. Ora completiamo il nostro piatto con un po' di germogli e poi la nostra polvere d'oliva. Ecco, ora il piatto è pronto, vado a mangiarlo in tranquillità.